Alla fine un vincitore c'è sempre, ma in gare come queste il solo fatto di esserci, anche fosse solo per camminare, è già una vittoria. La 24esima edizione della Corrifano passerà alla storia come quella più partecipata in assoluto. Tra under 18, runner e camminatori, sabato si sono presentati a Gimarra e hanno tagliato il traguardo in 582, numero di circa 200 unità maggiore rispetto al 2018, merito anche della quarta edizione della camminata amatoriale e delle tante magliette rosse indossate dagli amici di Borgo, il fanese quarantenne scomparso lo scorso giugno e al quale era dedicata la manifestazione. Il pomeriggio di festa, reso perfetto da una splendida giornata di sole, è iniziato alle 16 con le corse delle categorie junior, in cui si sono sfidati 112 ragazzi nelle distanze di 500, 800 e 1800 metri. Dopodiché, semaforo verde per la corsa ufficiale di 8,4 km, fatta di entusiasmanti saliscendi e vinta da Fabio Ercoli di Rio Salso in 28 minuti e 26 secondi. Per quanto riguarda la gara, invece, sono partito in salita stando in gruppo perché non è nel percorso in cui riesco a fare selezione. Poi appena è partita la discesa ho iniziato ad allungare, diciamo, e ho vinto abbastanza facilmente questa edizione. Ringrazio tutti. Bis in campo femminile invece per Michela Zandri della Calcinelli Run, che in 32 minuti e 23 secondi si è lasciata alle spalle Luana Lerdini della Gabbi Bologna e Chiara Orlandi dell'Avis Urbino. È andata bene, ho delle buone sensazioni quando corro bene, riesco a spingere, mi sto allenando bene, quindi finché c'è, si tira. La memoria di Andrea Borgogelli, amante dell'atletica e donatore di sangue, ha avuto anche un segnale tangibile grazie al trofeo che CSI e Avis hanno messo in palio per il primo uomo donatore e la prima donna donatrice giunti al traguardo, e vinti rispettivamente da Mirko Cimarelli e dalla stessa Michela Zandri. Riconoscimento anche per il gruppo più numeroso, neanche a dirlo, quello degli amici di Borgo, con 150 magliette rosse tra camminata e corsa, che hanno colorato la giornata, rendendo l'edizione 2019 dell'evento speciale. Speciale come era Andrea, un ragazzo che amava correre e che amava la vita, e il cui ricordo resterà sempre vivo grazie alla volontà di chi gli ha voluto e gli continuerà a voler bene. Poi si sa, alla fine un vincitore c'è sempre, ma in gare come queste il solo fatto di esserci è già un successo, e gli applausi sono per tutti, specialmente per Borgo, il vero vincitore della Corrifano 2019. Facciamo un bel applauso, ma forte, deve arrivare fino alla sua.